Ciao a tutti pagliacci e pagliacce, qua è Omegozzo e ben ritrovati a Bomba sul mio canale, su questo nuovo video con il nostro Ronaldo Junior che, ragazzi, sì, è ancora vivo se ve lo state chiedendo ed è bello, vegeto, in forma, pronto, smagliante per nuove avventure insieme a voi. Allora, attenzione perché il video che vedremo oggi sarà un video molto particolare, diciamo una specie di concorso per aggiudicare l'auto più bella, quindi che sia una Lamborghini, una Ferrari, una Porsche, una Bugatti, insomma, per aggiudicarsi l'auto più bella di Los Santos. Quindi vi lascio immaginare che parteciperanno anche molti altri a Los Santos, parteciperà anche nostro padre Cristiano, Messi, non so, tutte le persone importanti di Los Santos verranno per fare, diciamo, questa gara di chi possegga la macchina più bella. Ragazzi, noi andremo con Ronaldo Junior, porteremo la Sesto Elemento, che ovviamente noi non abbiamo macchine, però è la Lamborghini Sesto Elemento che ci ha regalato papà, parteciperemo con quella, papà sicuramente parteciperà con un'altra auto, non abbiamo idea, vedremo che cosa riusciamo a fare. Però io vi invito a scrivere nei commenti a fine video qual è l'auto più bella secondo voi e quale avrebbe dovuto vincere il concorso se non vince quella che pensate. Quindi mi raccomando, un bel mi piace ragazzi per supportare il video, iscrivetevi al canale così non perdete tutti i prossimi video e soprattutto vi ricordo che alla fine saluto gli ultimi 5 di voi che mi hanno mandato notifiche su Instagram, che potete trovare qui, @ArealAntony, venirmi a cercare ragazzi su Instagram, veloce veloce, e potete avere la possibilità di essere salutati a fine video. Bene ragazzi, eccoci, direi che ci siamo in questo nuovo video con Ronaldo Junior. Penso che ogni tanto portare video diversi, magari dove non facciamo sempre le stesse cose, insomma cambiamo ogni volta, penso piaccia anche a voi perché sicuramente volete vedere sempre nuove cose, nuove avventure, nuovi video, per cui perché no fare questo concorso di auto, di supercars ragazzi, perché alla fine vengono denominate come supercars bomba e solo la più bella si aggiudicherà il primo posto. Allora, come vedete siamo qui con papà, perché ovviamente parteciperà anche lui. Lì c'è la mia Sesto Elemento là dietro, la vedete? Ovviamente ragazzi io non potrò vincere con una misera Sesto Elemento, però ci voglio provare lo stesso, nel senso a me piace la mia macchina, quella che mi ha regalato il papà, quindi diciamo che ci proviamo. Vabbè sì, sarà pur sempre una Lamborghini, però ce ne stanno anche di più belle. Ovviamente quindi noi tifiamo per papà. Infatti Ronaldo ragazzi è un po' indeciso perché, come vedete, ha tirato fuori delle auto che non usavamo da tanto. Vabbè, qui c'è l'Audi RS7 che abbiamo usato ultimamente, qui c'è la bellissima Lamborghini Supreme, modello unico al mondo, che è in mano di CR7, che come vedete è ancora... papà l'aveva levato per un po' di periodo questa macchina e me l'ha ritirata su perché vi ricordo che giù nella casa ragazzi c'è il garage più grande dove Ronaldo ha tutte le altre macchine. E come vedete è ritornata anche, che mancava da un po', la Bugatti Chiron 17, che è la Bugatti che ha comprato un anno e mezzo fa più o meno, che costa 2 milioni e mezzo di euro. Già, esattamente ragazzi. E poi qui c'è la bellissima Mercedes AMG GTR, bellissimo modello verde, che anche questa se la gioca molto con le altre. Ovviamente papà aspetta l'ultima decisione. Anche Giorgina qui ragazzi sta cercando di capire e valutare qual è l'auto più bella, anche se lei non ne capisce niente. Però sentite a me ragazzi, io gliel'ho detto anche a papà: papà, vuoi fare la cosa migliore? Visto che hai la giacca di Supreme con Louis Vuitton, prendi la bellissima Lamborghini Supreme, fidati, che è la stessa tonalità di colore, siete anche molto impostati come vedete. Per cui, siccome è l'unica al mondo, papà, tu solo con questa potresti vincere, quindi fidati, portasse questa, così è sicuro che la vittoria è assicurata. Anche perché io sono con una misera Sesto Elemento. Anzi, sapete che faccio, papà? Ci vediamo dopo. Inizio ad andare, ragazzi, perché sono, cioè non sono più nella pelle, vorrei andare in piazza, non ho ben capito dov'è che si tiene la, diciamo, questa specie di concorso. In ogni caso, papà, io gliel'ho dato il consiglio, se la vuole seguire bene, se no niente. Devo essere sincero, era tantissimo tempo che con Ronaldo Junior non prendevamo la Sesto Elemento, che tra l'altro per essere Ronaldo Junior la Sesto Elemento è stupenda, cioè me l'avete sempre detto in tanti di riprendere la Sesto Elemento di Ronaldo Junior, perché era da un po' che non usavamo la sua Lamborghini. Bene, allora adesso ci dirigeremo dove che si tiene questo concorso, in questa piazza, non ho ben capito dove, intanto perché papà, se no, ce l'ha per le lunghe, e vedremo ragazzi chi ci sarà, con quale macchina, chi parteciperà e tutto il resto, e vedremo chi si aggiudicherà il premio come miglior auto supercar, ecco, come miglior supercar di Los Santos. Ok
ragazzi, dovremmo essere arrivati e di regola l'evento dovrebbe essere qui. Infatti ci sono anche due agenti che stanno, diciamo, fanno da sicurezza e la gente mi sta dicendo di andare verso qui, anche perché sarà qui che si terrà l'evento. Infatti mi sa che sono il primo, ragazzi, non ci credo, sono il primo ad essere arrivato, non c'è nessuno. Vabbè, poco male, inizio già a mettere in posizione, così la prima auto che vanno a classificare sarà proprio la mia. Ok ragazzi, abbiamo parcheggiato bene, ecco, e come ben vedete, perché sì, ci sono i giudici che sono il signor Simon, perché ovviamente l'evento è sponsorizzato dal Premier Deluxe Motorsport, che ha, diciamo, smercializzato la stragrande maggioranza di supercar, poi dal famoso meccanico, oddio sono salito sul tavolo, scusate, dal famoso meccanico che è anche quello che ha aggiustato tutte le supercar, quindi è quello che si occupa della manutenzione di Lamborghini, Ferrari, Bugatti e tutte le auto più belle, ed infine il sindaco di Los Santos, che è questo signore qui, ragazzi, che si sta fumando una bella sigaretta. Adesso aspettiamo che arrivino le altre persone, anche perché arriverà anche il papà, e sono curioso di vedere che macchina ha scelto. Bene ragazzi, allora direi che ci siamo quasi, anche perché sono arrivate un bel po' di persone, diciamo tutti coloro che hanno le più belle auto, se si può dire così. Infatti non siamo in tanti, anche perché chi ha delle auto misere non penso possa partecipare a questo contest di supercar, anche perché ho visto, ragazzi, che ci sono delle auto veramente belle lì. Per cui, come vedete, c'è Fedez, è arrivato Fedez con Chiara Ferragni, c'è papà che è finalmente arrivato, qui c'è Michael De Santa, poi come vedete questa è l'area calciatori, ci sta Ibrahimovic, Messi, ci sta, questa invece è l'area calciatori, c'è Ibrahimovic, Messi, Dybala, Neymar, e poi ci sta Sfera, che non so con quale auto, perché gliel'avevamo bruciata insieme a Fedez, ragazzi, non ho idea con che auto sia venuto, e poi c'è anche Gali. Ok, ragion per cui adesso inizieremo, insomma, inizieranno le votazioni, i giudici stanno già analizzando le macchine e vedremo quale sarà l'auto più figa che si aggiudicherà il premio di miglior supercar di Los Santos. È quella che conoscete benissimo, che è quella di Ronaldo Junior, la Sesto Elemento Lamborghini, quindi abbastanza conosciuta, abbastanza bella. Subito a fianco abbiamo invece la Porsche, che dovrebbe essere questa qui, quella di Fedez, che è stata questa Porsche a farci incontrare. Sì, infatti questa è quella di Fedez, che è bianca, molto bella, e la Porsche bassa che ha anche Fedez nella realtà a casa sua, quindi anche questa molto bella. Continuando troviamo, se non erro, questa dovrebbe essere la Mercedes Coupé di Messi, che non capisco perché abbia voluto partecipare con quest'auto, sinceramente, perché sì ragazzi, per carità, è stupenda quest'auto, però non mi piace molto il di dentro, sinceramente, però ha un davanti proprio sproporzionato, enorme e gigante, come non riconoscerla, porca miseria. Papà ha seguito il mio consiglio, infatti Cristiano Ronaldo partecipa con la Lamborghini Supreme per Louis Vuitton, che è la macchina secondo me più bella e anche l'unica prodotta al mondo proprio per Ronaldo su sua richiesta. A fianco troviamo l'auto di Michael De Santa, una Ferrari, stesso modello di mio padre, però papà ce l'ha nera, che poi l'ha customizzata rossa, mentre Michael De Santa, ragazzi, ce l'ha gialla. Continuando, qui abbiamo una BMW X6M, che dovrebbe essere questa di Neymar, che sta lì. Dov'è Neymar? Ah, ecco, è lì Neymar, che non ho capito perché ha voluto partecipare con un SUV, perché comunque non è una supercar, però va bene comunque, però è figa lo stesso, cioè è molto molto bella. Infatti è l'unico SUV, se guardate, tra tutte le auto che ci sono. Ah no, ce ne sta anche un altro, infatti ce ne sono due. Qui c'è Simon che sta facendo già le sue valutazioni, e poi qui c'è la bellissima ma non elegante Ford Mustang, che comunque è bellissima, che questa dovrebbe essere quella di Dybala, che abbiamo usato anche quando abbiamo fatto qualche episodio con lui, se ben ricordate. Successivamente, ragazzi, l'auto tanto contesa, che finalmente forse Ibrahimovic è riuscito ad avere dopo che nostro padre Cristiano l'ha rubata. Infatti io avrei voluto partecipare con questa, però papà non me l'ha voluta dare. Infatti questa auto, ragazzi, è di Ibrahimovic, perché ricordate quando Ronaldo Junior, Ibrahimovic, Ronaldo fecero il bordello per la Lamborghini Urus? Beh, finalmente forse Ibrahimovic, ragazzi, è riuscito ad averla, infatti ha partecipa a questo concorso con la Lamborghini Urus, che è molto molto bella, è il secondo SUV dopo la BMW. Cosa alquanto strana che ancora non riesco a capire, questa qui, ragazzi, è la stupenda, cioè è bellissima, guardatela, questo colore nero con il tributo all'Italia che passa praticamente da sopra a sotto, è la Lamborghini di Sfera e Basta, che non so come ha fatto, perché io e Fedez gliel'avevamo bruciata, se ben ricordate, in qualche episodio fa, non so come abbia fatto, ma lui ne ha un'altra, molto probabilmente gliel'avrà data la zia Elettra Lamborghini. Fatemi sapere a proposito se volete anche lei su GTA, perché
ce la mettiamo. Ed infine qui c'è la bella, diciamo, Maserati verde Ghibli, dovrebbe essere la Maserati Ghibli questa, dovrebbe essere la Maserati Ghibli di Gali, che troviamo lì accanto a Sfera. Sì, esatto, questa è la Maserati Ghibli, modello basso della Maserati, che a me piace particolar modo, anche se devo essere sincero, preferisco la Maserati Levante che è quella più alta. Però la più bella di queste sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 auto. Infatti abbiamo partecipato in 10. Quale secondo voi di queste 10 deve vincere? Perché ci sono tutte le marche: la Lamborghini, la Porsche, la Mercedes, la Ferrari, la BMW, la Maserati là in fondo. Insomma, è anche la Ford, per cui lascio scegliere a voi, secondo voi, qual è l'auto migliore, e adesso sapremo il vincitore, anche perché penso che a breve finiranno, e sapremo qual è l'auto migliore di Los Santos. Prima Cristiano Ronaldo, al secondo posto Sfera e basta, terzo la Porsche di Fedez, che è la Cayman, se non ricordo male. Questa è la classifica, e infatti, come ben vedete, sia mio padre che Fedez sono contenti, mentre Sfera, ragazzi, sperava di arrivare al primo posto. Ma che primo posto devi arrivare tu? Ma ragazzi, siamo sinceri, no? Questa classifica secondo me è più che meritata, perché l'auto più bella sicuramente è la Lamborghini Supreme con Louis Vuitton di Cristiano Ronaldo, e qui non ci piove. Sicuramente anche la Lamborghini di Sfera con questa colorazione è spettacolare, ragazzi. Quei cerchioni bellissimi, quel rosso ogni tanto in giro e quella fascia sull'Italia è veramente bella. Anche la Porsche di Fedez, ragazzi, non ci, cioè, ci sta, ma non era da primo posto né da secondo, forse da terzo ci stava. Fatemi sapere voi qual è l'auto più bella secondo voi, perché a quanto pare la Lamborghini Supreme si riconferma l'auto più bella di Los Santos, ragazzi. È anche l'auto più voluta da tutti, però c'è solo un modello a disposizione. Quindi, se il video vi è piaciuto, è d'obbligo, ragazzi, per queste 10 supercars che abbiamo visto che non vedrete mai più nella vostra vita, un bel mi piace. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video, attivate la campanella delle notifiche, mi raccomando. Come da manuale, saluto gli ultimi 5 di voi su Instagram, saluto This is Alex, X23 Official, Mozmar 20, Cusi Grifti GS e Love Fan F. Bei nomi, devo dire, ragazzi, siete sempre nomi originali. Comunque, ciao a tutti e cinque, bella ragazzi per voi. E vi ricordo che se anche voi dovete essere salutati in tutti i prossimi video da Ronaldo, Ronaldo Junior, Sfera e tutti gli altri, fate come loro che vengono a seguire qui su Instagram dal loro telefono. Quindi vi basta semplicemente andare in descrizione, lo leggete anche qui, cercate chiocciola Real Anthony e potrete venirmi a seguire per essere salutati in tutti i prossimi video. Quindi mi raccomando, perché anche Ronaldo Junior ci tiene, fatelo. Bene, a quanto pare il concorso è finito, è durato tutta la giornata, quasi, infatti sono quasi le 7. Direi che questo video è finito, grazie a tutti per la visione, ragazzi. Qui un saluto da tutti i calciatori, da tutti i cantanti e anche Michael De Santa che sta da dietro da solo. Come gozzo, ragazzi. Ci sentiamo tutti quanti al prossimo video. Ciao!